Ben arrivati. Buongiorno, ben arrivati. Gianluca è direttore commerciale di una ditta sementiera, ma oltre questo è, da quando lo conosco, una persona che va come un treno, è un vulcano di energia. Prima per me qui l'attività nell'azienda agricola era un hobby pesante, mi impegnava tutto. Adesso, quando dico hobby, è che faccio quello che riesco a fare. Ultimamente riesco a salire sul trattore, ma questo da 2 settimane. Nei giorni migliori ce la faccio da solo e nei giorni peggiori ci vuole l'aiuto. Posso fare quasi tutto quello che facevo prima. È una questione di resistenza dopo, soprattutto di testardaggine, ecco. Quella ce l'ho, non mi manca. Poi 2 anni fa scoppia una bomba importante, improvvisa, e un infarto. Io ero con Gianluca, eravamo al mare insieme e una mattina Gianluca si è sentito poco bene, la fortuna nella sfortuna che si è sentito male nei pressi dell'ospedale. E ricordo che siamo entrati e a un certo punto non ricordo più niente. Ci ho avuto un infarto in quel momento, diciamo. Hanno cercato di farmi l'angioplastica in quell'ospedale lì e non sono riusciti perché c'avevo le coronarie chiuse. Mi hanno operato lì, mi hanno messo 6 bypass e mi hanno salvato la vita. E la dottoressa Manini dell'ospedale di Perugia mi dice: guarda, tu sei giovane, non puoi pensare di vivere o di morire così. Noi bisogna che ti trasferiamo a Padova, perché secondo noi Padova è un centro che fa per te. Lì vedrai che troverai una soluzione giusta. Può essere un sostegno meccanico al cuore, può essere un cuore artificiale o può essere un trapianto di cuore. Lì, a un certo punto, nonostante hanno provato a far ripartire il mio cuore, ed è a un certo punto che mi dicono: guarda, preparati per il trapianto. Io sono stato aspettato 1 settimana e so che mi è arrivato un cuore dalla Grecia e che è... sfortunatamente un ragazzo è morto e lui è morto, ma ha fatto questo grande gesto e ha permesso che io continuassi a vivere. Ecco. Dopodiché mi sono reso conto che, messo a posto il capo di casa, c'erano da mettere a posto gli altri danni, e qui, dopo di lui, diciamo, gli altri organi importanti toccati sono proprio i reni. Quando parlo dei reni e della dieta, io spesso dico: sono molto contento perché abbiamo abbassato i valori. L'artefice probabilmente di questo miglioramento è tutta la famiglia. Penso una battaglia che facciamo insieme, non è solo lui. Sto anch'io con lui. Ci sono stata, ci sto e ci starò. Preparare un piatto di pasta normale o usare quella proteica, che differenza fa? Non fa differenza. Se lui può fare il pasto a proteico solo 3 volte alla settimana, qual è il problema? Cioè, non c'è. Consideriamo la settimana di 7 giorni. La mia dieta prevede che su questi 14 pasti io possa fare 3 pasti, massimo 4 di proteine. Ciò con proteine che significa carne bianca o carne rossa o pesce o legumi. Legumi. Tutte categorie che contengono proteine. Quando non mangio questo, mangio pasta. È sempre un contorno cotto crudo. Noi, come dire, rispettiamo queste indicazioni e quando utilizziamo la pasta, prendiamo pasta aproteica, pane aproteico e condite, però, attenzione, con verdure. Quindi carciofi, asparagi, tartufo, pomodoro fresco, pomodoro, cioè non con le vongole o con la carne, certo, la maresciana, certo. Se no mi gioco il pasto proteico, capisci? Certo, sicuramente. Questa è la regola. Rispettando un po' le indicazioni, c'è il modo per allontanare questa benedetta dialisi.